Continua il calendario di incontri capitali di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, che nell'allusfera di Piazza del Popolo ha ospitato Walter Veltroni per la presentazione del suo libro La condanna, un testo che riporta i tempi della Roma da poco liberata dall'occupazione nazifascista e che ricostruisce il dramma del direttore del carcere di Regina Celi attraverso lo sguardo di un giornalista, aprendo anche una parentesi sulla cultura della del giornalismo e dell'informazione in generale. Tutto quello che è produzione di conoscenza, di informazione, di sapere, di comunicazione, tutto ciò che è nella sfera sia del racconto della realtà sia nella eh, sfera che appartiene meno al giornalismo, del, della creazione artistica, tutto questo rientra in quella magnifica realtà che è la cultura che Pesaro celebra in questi giorni. Noi siamo molto fortunati a essere italiani, dovunque si gira ci sono delle meraviglie, dai piccoli borghi alle città di questa dimensione c'è sempre una, una grandissima produzione eh, culturale, c'è una storia, c'è un patrimonio artistico, ambientale che ci rende un paese unico al mondo. Nella cultura dell'informazione rientra anche doverosamente quella della conoscenza e nel caso del libro La condanna il riferimento è alla storia di Donato Carretta, figura quasi dimenticata nel tempo che Veltroni sceglie di raccontare per un preciso motivo. Gli altri sono, sono già dei privilegiati, quindi no? a me piacciono più gli ultimi, mi piacciono le persone che soffrono, le persone... Che sono state dimenticate o che hanno subito le ingiustizie. È la storia di un uomo, Donato Carretta, una storia vera, che fu linciato nel 1944, che era andato come testimone di accusa di un processo contro un questore fascista. Che però, in, una, eh, in uno di quei momenti in cui la folla eh, perde il, il senso della ragione e smarrisce la coscienza dei diritti fu linciata, una storia che è stata rimossa per 80 anni e che io racconto attraverso lo sguardo appunto di un giovane giornalista che si infila nella ricostruzione di questa vicenda.